Buonasera e benvenuti allo Sport City. Questa è l'ottava giornata della Serie A2 della Lega Calcio 8. Di fronte oggi Biological Print e Atletico Fiumicino. Biancorossi con l'invettiva centrale affidata al solito Fiammelli, che si gira, se ne va Fiammelli, il destro che esce di poco. Di nuovo l'Atletico Fiumicino in avanti con la palla in orizzontale girata verso sinistra, dove Flore si va a liberare e a infilare la sfera all'incrocio dei pali. 1-0. Azione tentata dal Biological Print e fallo. C'è Savino, vediamo se va direttamente in porta col mancino. Parte Savino, una bomba di potenza, un bacio alla traversa, palla in rete, è l'1-1 del Biological Print. Biological Print che prova a gestire il possesso difensivo ma finisce per sbagliare. Allora attenzione al tiro deviato dal portiere, arriva ancora però da dietro Flore, è il 2-1 dell'Atletico Fiumicino che torna avanti. Corner per i biancorossi, sfera che esce fuori dall'area di rigore e può essere controllata dal numero 11 che va al tiro cross, Fiammelli la spizza e dopo il super gol della scorsa giornata fa 3-1. Biological Print che si riaffaccia in avanti dalla media distanza, parte un tiro, c'è Bellani solo in area, si gira, super delle chiaie. Dal corner dentro Meloni, fuori non di molto. Il direttore di gara si va ad avvicinare ad Onofri, passa una pallonata, intanto il cartellino è rosso per Onofri. Atletico Fiumicino che sta difendendo con l'uomo in meno, ma manca davvero poco, infatti arriva il triplice fischio del direttore di gara, l'Atletico Fiumicino vince 3-1 con merito contro il Biological Print. Abbiamo perso una partita abbastanza complicata anche sulla carta e noi inizialmente ci siamo mangiati due gol, poi abbiamo trovato un pareggio su punizione e niente, alla fine due errori ai nostri difensivi, loro sono passati doppiamente in vantaggio e la partita è praticamente si è chiusa lì. Sinceramente abbiamo fatto la nostra partita perché noi cerchiamo di fare un campionato da vertice comunque sia, cerchiamo di esprimere al meglio il nostro gioco, fare il risultato e quindi obiettivo nostro senza nascondersi è proprio quello di accedere ai playoff perché vogliamo giocarsela per arrivare in Serie A.